Siamo nella sede Mercedes-Benz di Milano, con noi il dottor Vittorio Braguglia, direttore generale di Mercedes-Benz Cars. Dottore, quali sono le novità più importanti che Mercedes ha in serbo per il 2010? Nel 2010 andremo a concludere, o meglio a completare, la gamma di classe E che abbiamo lanciato l'anno scorso con la berlina, la coupé, la station wagon. Per marzo abbiamo previsto il lancio della classe E cabriolet, una quattro posti che introduce anche un nuovo sistema che è l'air cap, con cui questa vettura può viaggiare ad alte velocità aperta e creando una bolla d'aria senza in un certo senso che i vortici d'aria diano fastidio agli occupanti. Questa è sicuramente un'innovazione importante che stiamo lanciando appunto a marzo. Parallelamente andremo ad introdurre sul mercato la SLS, che è l'eccellenza per quanto riguarda l'industria automobilistica attuale, è la nostra icona sia per quanto riguarda il design, perché si rifà la tradizione della Lady Gabbiano di Mercedes-Benz, e per quanto riguarda la tecnologia abbiamo un telaio in alluminio con un motore vuoto di 571 cavalli che rappresenta veramente l'eccellenza di sportività Mercedes-Benz. La SLS è la prima tappa di un rinnovato concetto di stile, ovviamente estremo, ma da qui parte un nuovo DNA stilistico di Mercedes? Beh, il DNA stilistico di Mercedes-Benz si sta evolvendo, è partita sicuramente attraverso la nuova classe E, il nuovo design di Mercedes-Benz molto più progressivo. L'SLS si rifà agli stilemi di Mercedes-Benz dell'area di Gabbiano, sicuramente rivisitata in maniera molto più moderna e molto più sportiva. L'attenzione per l'ambiente rappresenta un fattore imprescindibile per uscire dalla crisi. Come si traduce in concreto l'impegno di Mercedes per produrre auto meno inquinanti? Abbiamo parlato prima di vetture sportive. Una delle colonne portanti di Mercedes-Benz, oltre anche alla sicurezza, è l'ecocompatibilità. Mercedes-Benz offre oggi ai clienti già ampie possibilità di vetture ecocompatibili, a partire dalla gamma Blue Efficiency, che abbraccia più di 50 modelli, alla prima classe, alla prima vettura ibrida europea, che è la classe S, fino chiaramente al pilota che stiamo introducendo questi giorni della Smart elettrica, con 100 vetture in Italia, che poi porteremo in linea di produzione a partire del 2012. Auto ibride, elettriche e carburanti alternativi, quale soluzione tecnologica si imporrà nei prossimi anni per contenere i consumi e di conseguenza le emissioni nocive? Ma noi di Mercedes-Benz non pensiamo ci sia una soluzione univoca per la mobilità ecocompatibile. Pensiamo ci sia, in base alle esigenze del cliente, varie soluzioni. Noi stiamo lavorando su più fronti. Sicuramente la mobilità elettrica sarà, per quanto riguarda la mobilità urbana, una soluzione, ed è per quello che stiamo anche affrontando questo discorso con la Smart elettrica, per poi passare a un'ibridizzazione di tutta la gamma, fino poi all'idrogeno, che noi continuiamo a sviluppare, perché secondo noi sarà poi la soluzione definitiva per una mobilità ecocompatibile. Stile, comfort, sicurezza, piacere di guida fanno parte tutti del DNA di ogni Mercedes. Anche i modelli del futuro rispetteranno questa tradizione. Sicuramente noi abbiamo inventato l'auto più di quasi 125 anni fa, e dobbiamo rispettare la nostra tradizione, che è fatta di sicurezza, di sportività, ma anche di esclusività, e tutti i modelli che lanceremo, che abbiamo sul mercato adesso e che lanceremo nel futuro, rispecchieranno queste tradizioni. Dalla piccola Smart alla mastodontica Maybach, l'offerta Mercedes copre praticamente tutti i segmenti. Qual è il filo comune che unisce modelli dalle caratteristiche così diverse e particolari? È sicuramente l'esclusività, e in un certo senso fare parte di un circolo particolare che è Mercedes-Benz, ma partiamo anche da Smart, perché anche Smart è un'esclusiva nel suo settore, e chiaramente il cliente si aspetta da noi un servizio, un prodotto d'eccellenza, è quello che stiamo dando tutti questi giorni. L'automobilista italiano è considerato tra i più esigenti del mondo. Quali sono le armi di Mercedes per fidelizzare un utente così particolare? Il prodotto sia sicuramente un elemento importante, ma anche il servizio che diamo al cliente dopo avergli venduto la vettura è una parte fondamentale per fidelizzare il cliente, che la Mercedes deve essere non solo nel prodotto, ma anche nel servizio che diamo a tutto tondo. AMG rappresenta un mondo a parte, a cui Mercedes dedica una struttura esclusiva. Con quali risultati finora e quali sono gli obiettivi per il futuro?
AMG ci sta dando grandi soddisfazioni, anche l'anno scorso abbiamo venduto più di 250 vetture in crescita nei confronti del 2008, nonostante il segmento, e sicuramente è un segmento importante per quei clienti che vogliono una vettura molto sportiva ed esclusiva, e quindi abbiamo con i nostri centri di competenza una risposta per questa clientela. Nello sviluppo AMG saranno sempre le performance a farle da padrone, oppure ci sarà un rinnovato senso della velocità e quindi di performance in chiave più ecologica? Sicuramente anche l'aspetto ecologico sta entrando a far parte non solo della gamma Mercedes-Benz, ma anche per quanto riguarda la gamma AMG. AMG però ha come spirito trainante la sportività, e questa sarà una tradizione che non andremo a rovinare. Potrà mai essere un AMG diesel? Oggi potrebbe essere un concetto valido. C'è stato un AMG diesel nel passato, che è stata poi la base per lo sviluppo del 6 cilindri attuale che abbiamo nella gamma Mercedes-Benz. Non escludo che in futuro ci possa essere, stiamo lavorando a varie alternative. Il 20% circa delle vetture Mercedes vendute nel nostro paese è dotata di trazione integrale 4MATIC. Quali sono i vantaggi di questa soluzione tecnica introdotta nel 1985, che riguarda ben 50 differenti modelli? Sicuramente Mercedes-Benz ha, per quanto riguarda la trazione a quattro ruote motrici, un aspetto pionieristico. Ricordo a questo riguardo la classe G, lanciata più di 30 anni fa e che continua a essere un po' l'icona della nostra quattro ruote motrici. Ma abbiamo queste quattro ruote motrici non solo sui nostri SUV, ma anche ampliato sulla gamma sia di berlina che di station wagon, ed è una risposta per quella clientela che ha bisogno di una motricità superiore, e per questi clienti abbiamo la risposta giusta. L'ingente investimento sostenuto dalla Mercedes per ingaggiare Schumacher rappresenta solo un'operazione di immagine legata al mondo della Formula 1, o si concretizzerà anche in una collaborazione tecnica per lo sviluppo delle vostre vetture più performanti? Sicuramente il passaggio che abbiamo fatto con la creazione di una propria scuderia, tornando alle nostre tradizioni delle frecce d'argento Mercedes-Benz, è un segnale importante che diamo. Quando altri costruttori escono dalla Formula 1, noi ci entriamo con più forza, e per noi era anche fondamentale avere due piloti tedeschi, e sicuramente Schumacher è un'icona per quanto riguarda la Formula 1. Concludiamo solo: quali sono le vostre aspettative per l'anno in corso sul mercato italiano? Sicuramente il mercato del 2010 sarà molto simile a come si è sviluppato nel mercato del 2009. Il mercato automobilistico aspetta i nuovi incentivi. Noi chiaramente come Mercedes-Benz non abbiamo approfittato degli incentivi precedenti. Noi ci aspettiamo che magari si lavori anche la fiscalità dell'auto, perché questo sarebbe secondo noi un supporto importante anche strutturale al mercato dell'auto. Noi ci siamo con tutti i nostri nuovi prodotti e con i servizi che offriamo ai nostri clienti.